figlio. La maternità ha tante sfaccettature, ma la maternità soprattutto è la capacità di assumere l'altro nella sua totalità. Io sono suora da tanti anni e quindi non ho generato figli, però non mi sento di dire che non sono madre, perché veramente la maternità piena la si gioca in un cuore grande, in un cuore sovrabbondante, in un cuore che sa accogliere. Maria veramente allora è colei che ci ha donato Gesù, è colei che ci è stata affidata come madre, ma soprattutto mi piacerebbe che noi la recuperassimo come colei che ci porta Gesù. E allora credo che sia importante che noi ci ricordiamo di Maria, che la facciamo rientrare nel nostro cuore, che ci mettiamo alla sua scuola, che poi è la scuola del Vangelo, ma soprattutto che le chiediamo, in quest'ora direi molto pesante della nostra storia, che ci aiuti ad essere madri, che aiuti tutti noi ad essere madri, e forse se recuperiamo la maternità come bontà, anche il mondo assumerà un colore diverso, anche il mondo forse assumerà direi anche il mondo diventerà più vivibile, perché quando si vive in mezzo a gente buona, tutto diventa più bello. E quindi veramente che Maria ci aiuti, Maria ci accompagni, Maria visiti e abiti nel nostro cuore, rendendoci delle creature benedicenti, perché lei è stata benedetta. E poi mi piace che recuperare da Maria il suo Magnificat. Ecco, veramente cerchiamo anche noi di rendere grazie ogni giorno al Padre per quanto ci ha dato. Non pensiamo a quello che non abbiamo, ma pensiamo a quello che ci è stato dato. E allora anche a noi ogni giorno sia dato per grazia di poter dire con Maria e in Maria: l'anima mia magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose in me. E quello di bello che il Signore ha fatto in noi ci sia dato di condividerlo con i nostri fratelli e le nostre sorelle.